Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Dangerisk, io sono Rob e oggi parleremo di una notizia che finalmente è arrivata. Quindi sì, parliamone. Si tratta di PS5 e della sua ipotetica data di lancio ufficializzata da parte di Sony. Quello che dico sempre io per quanto riguarda queste notizie, che ovviamente nel momento in cui vengono annunciate fanno scaturire una moltitudine di congetture, di persone che parlano, speculazioni e così via, e tutte persone che si lanciano in ipotesi spacciandole anche per vere. E infatti una cosa che ho imparato personalmente tanto tempo fa riguardo Facebook e compagnia è che quando c'è bisogno di conoscere la verità su una notizia bisogna aspettare l'ufficializzazione, perché purtroppo a causa appunto del segreto tra virgolette che vengono in cui vengono infilate certe cose, non sappiamo nulla se non che speculazioni che poi ci portano veramente a credere a notizie falsissime. In questo caso parliamo dell'uscita della PS5, che si vociferava, se avessimo dovuto ascoltare tutti coloro che speculavano, tutti gli speculatori, sarebbe dovuto uscire praticamente ieri, cioè nel senso dopo le 3, ma io ho sempre detto: ragazzi, è impossibile, la PS5 non si sa nulla, non abbiamo nessun tipo di informazione concreta, sono tutte ipotesi, eccetera. Infatti, finalmente arriva Sony, fa chiarezza e dice che PS5 verrà rilasciata molto probabilmente nel periodo delle vacanze natalizie del 2020, quindi abbiamo poco più di un anno per attendere appunto la nostra nuova, diciamo, generazione di console e prepararci a questo lancio. Infatti tutto quello che c'è da sapere da questo articolo di IGN Italia è praticamente abbiamo avuto finalmente delle notizie, tra cui la cosa fondamentale è appunto la notizia fondamentale. Sony ha finalmente rotto gli indugi e svelato i primi dati ufficiali della PS5, la sua console next gen che arriverà nelle festività natalizie del 2020 includerà un paio di innovazioni niente male, a cominciare dal controller con feedback aptico e grilletti adattivi, un nuovo lettore Blu-ray 4K compatibile con dischi da ben 100 giga e tanto altro ancora. Queste credo che siano semplicemente quell'evoluzione obbligatoria, da un lato meccanica, dall'altro tecnologica, dal punto di vista digitale, perché altrimenti non sei compatibile sul mercato. Quando io ho parlato nel video precedente sulla PS5 del fatto che fino ad adesso la PS5 non mi sembrava nulla di speciale, era semplicemente legato appunto alla tecnologia, perché quando mi viene mostrato un caricamento più veloce, perché ci metti dentro l'SSD o cose del genere, ecco, non ho ancora quell'effetto wow come può essere ad esempio quelle tecnologie, diciamo, groundbreaking che sono avvenute in passato, magari con l'avvento appunto della grafica accelerata dovuta alle 3D FX e cose del genere. Quindi ecco, semplicemente da questo punto di vista, qui per ora parliamo solo di innovazioni, di quello che è il processo, il progresso tecnologico. Dal punto di vista più succulento sappiamo che è stato praticamente fatto un leak su quello che era il dev kit della PS5, che non l'ha presa bene Sony, e quindi ecco, abbiamo qualche insight dal punto di vista delle prestazioni tecnologiche. Al momento in cui scriviamo, ecco, qua parliamo del prezzo della PS5, Sony non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale, quindi non fidatevi delle speculazioni finché Sony non dà un annuncio. È l'unico annuncio credibile che viene dato da Sony è durante la PlayStation Experience, oppure i panel che vengono fatti all'interno dell'anno dedicati esclusivamente alla console, un po' come Microsoft fa la sua conferenza, eccetera. Ci ricordiamo che il lancio di PS4 e Xbox One è stato veramente un lancio, non dico disastroso, ma non privo di colpi di scena degni veramente di Game of Thrones, dove ci sono state pubblicità ficcanti, annunci di prezzi di lancio con 100 euro in meno, 100 dollari in meno. Ecco, è stata una guerra aperta tra le due console. Vedremo cosa succederà. Guardando al passato, PlayStation 4 è stata lanciata in Europa il 29 novembre 2013 al prezzo di 399 euro. Offrendo un risparmio considerevole rispetto alla più costosa Xbox One di Microsoft, che, complice della presenza di Kinect che nessuno voleva, debuttava una settimana prima in Europa al prezzo di 499 euro, che ricordiamo poi il grande disastro di questa attuale, diciamo, generazione di console in vita, è stato che entrambe le console per mesi sono rimaste completamente senza giochi, e che se ne dica, non c'erano giochi. Questo ve lo dico per esperienza diretta. Quando venne lanciata la PlayStation 4, non so se vi ricordate, io con Simone e i nostri coinquilini, appunto avevamo Frafrog e Richard, praticamente vivevamo in una casa tutti insieme, Sony ci inviò la PS4 con annessi tutti i giochi disponibili al lancio. Avevamo tipo 8 Blu-ray, una cosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente, eravamo comunque pochi. Di questi erano la maggior parte remaster,
Drive Club, Last of Us Remastered, esatto, e Plant vs. Zombie 2 e poca altra roba. Dovrei averci ritirato, avevamo tipo Far Cry, una roba del genere. Far Cry 4, anzi, sono andato all'inaugurazione del lancio. Non c'era nulla, tanto che io lì scoprì e mi rimisi a giocare a Warframe e scoprì Blacklight Retribution. Per mesi andò avanti così, finché poi iniziarono a uscire Dragon Age e compagnia. Insomma, fu un periodo di moria. Purtroppo Xbox One, cioè, si riprese addirittura di recente, perché tutte le esclusive cancellate, giochi, ecco, giochi efficaci, giochi efficienti, giochi che ti fanno dire ok, voglio questa console, arrivarono davvero tardi. PlayStation in questa generazione si ripresa in maniera egregia con il lancio appunto di nuovi Uncharted, God of War, tutto quello che comunque sia ha creato poi un panorama molto fertile per la PlayStation. Laddove Xbox 360 in passato vinse quasi a piene mani, se non appunto nella controparte grazie all'arrivo degli ultimi titoli fantastici quali Uncharted e The Last of Us, questa generazione è stata per me è da dimenticare, se non che per alcuni piccoli picchi di eccellenza. Ora, PlayStation 5 si configura come ovviamente un grande passo avanti. Il problema rimane uno: ci saranno giochi da comprare al lancio? Questo purtroppo non possiamo saperlo. Ma dall'altro lato possiamo avere uno storico per cui, se esistono questi dev kit di cui abbiamo già discusso in passato, è probabile che finalmente, forse per fortuna o per dovere, finalmente gli sviluppatori si stanno preparando in maniera efficace al lancio della nuova console. Perché, se vi ricordate, non so se avete seguito le notizie, quando doveva essere annunciata la PlayStation 4, ai dev, agli sviluppatori delle varie case, tra cui anche Ubisoft eccetera, venne semplicemente detto: voi fate il gioco migliore che potete fare, perché la nostra nuova console, PS4 all'epoca, è una console che ha una potenza infinita. E loro, a detta proprio degli sviluppatori, non avevano ancora i dev kit, semplicemente si fidavano delle parole e creavano giochi estremamente esosi di risorse. Quando poi arrivò il dev kit, la stessa Ubisoft, mi ricordo il caso Ubisoft perché fu il più clamoroso questo con Watch Dogs, dissero: scusate, ma non è vero, cioè non c'è tutta questa potenza. Quindi furono costretti a riadattare i giochi a tutto un processo diverso di depotenziamento. Ecco quindi i periodi di uscita lunghissimi, tutti i downgrade mostruosi di ogni gioco, eccetera. Spero che questo non possa accadere. Ecco perché anche sentiamo parlare di dev kit così in anticipo, perché finalmente gli sviluppatori lavorano ai videogiochi con quella che sarà la PS5 ufficiale dal punto di vista della potenza, della gestione grafica, della velocità, della potenza di calcolo ufficiale. Ecco, è questo quello che voglio sentire. Quindi forse sì, forse avremo i titoli di lancio un po' come fu per il lancio di Xbox. Vi ricordate che ci furono tre titoli al lancio che ci fecero un po' tutti innamorare? Halo, Project Gotham e Dead or Alive 6, se non sbaglio. O Dead or Alive 4, boh, non me lo ricordo nemmeno più. Vorrei vedere questo, cioè, come esce PS5, Xbox Scarlet, o come cazzo si chiama la nuova, non ho idea. Vedere qualcosa che mi faccia dire: ah, che bello, finalmente le console sono nuovamente tornate ad essere console. Ecco, semplicemente voglio questo. Per il prezzo aspettiamo, per le caratteristiche aspettiamo. Consiglio personale: non credete a nulla di quello che verrà detto fino al momento della presentazione ufficiale, perché sono tutte cazzate. Fidatevi, perché è così. Ho voglia semplicemente di verità. Tutto qui. Questo è quanto, signori, grazie mille per essere stati con me e ovviamente voglio sapere la vostra sul argomento. Ditemi che cosa ne pensate, che cosa vi aspettate e che giochi ovviamente attendete. No, non vale The Last of Us parte 2 perché arriverà a breve. Grazie mille per essere stati con me, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun caricamento. Se volete supportare il canale, ovviamente potete condividere questo video con i vostri amici per aiutarmi a crescere, oppure supportarmi direttamente con il link in descrizione perché ho il Patreon e il referral link per acquisto di giochi a prezzi scontati. Io come al solito vi ringrazio del vostro tempo e noi ci vediamo sul campo.